Teatro, oggi siamo al Seto dei Giacuzzi, una bellissima località balneare, si sta tenendo un torneo importante e si è rivelato abbastanza interessante con una buona partecipazione di tanti giocatori. Noi sapevamo che ci sarebbe stata la tua presenza, siamo contenti per Radio Chess che possiamo annoverarti tra i nostri intervistati, grazie. E ti volevamo chiedere come mai da queste parti e se proprio perché sei uno scacchista. Eh sì, per quello. Io sono un appassionato di scacchi e sono venuto a fare il torneo. Da quando? Da quando sono appassionato? Da mio padre mi ha insegnato da fin da piccolo, quando ero proprio in fasce, mi ha insegnato a giocare. Poi ho lasciato un po' stare e ho ripreso quando avevo 20 anni. E adesso ho deciso di cominciare a fare tornei a livello agonistico. Nonostante la tua carriera. Sì, perché adesso per dire sono. Sì, perché c'hai momenti liberi, no? Magari c'hai un mese dove non lavori, in quel mese se c'è un torneo ti puoi prepararlo. Bene. Come è andato? Vinto. No, perché noi eravamo, no, e questo è tenuto un open A, un open B. Allora, la prossima volta vado all'open A. Complimenti. Sì, sì, so sono stata. Bene, e possiamo sapere quanti elo hai? No, non ce li ho, era il mio primo torneo. Bene, allora, doppio complimento. Per cui è un mistero, la mia stima elo è un mistero. Va bene. Rimarrà un mistero per sempre. Come ci dovevamo fare una domanda, perché abbiamo fatto molte volte agli artisti, diciamo, che non sono molto vicini a questo mondo, perché è un mondo un po' particolare, non so se te ne sei reso conto, però non è molto, cioè, non è molto affine a quello che può essere il tuo lavoro. No? Infatti il mio obiettivo è fare renderlo affine, perché è uno sport schissimo, cioè c'è un fascino. Purtroppo non lo si associa con lo stile, col glamour, invece secondo me è uno sport pieno di glamour, pieno di eleganza, pieno di intelligenza. A caso si chiama il nome di gioco? Sì, sì, ma infatti adesso comunque lo stiamo lavorando apposta per tentare di fare in modo che questo gioco uno venga scoperto da chi non lo conosce, e in Italia ce ne sono, non come in altri paesi dove magari la cultura è un po' più permeata dal. Esattamente, diciamo che viene più facilitato, diciamo, il gioco del calcio piuttosto, diciamo, che diciamo. Vabbè, è anche vero che i costi sono quelli che sono, certo, per organizzarli, e poi invece magari non. Attenzione, c'è un ritorno. Per organizzare una partita a scacchi è più semplice che organizzare una partita a calcio. Questo certo, però per i giocatori. Certo, i tornei. Vabbè, ma anche organizzare un torneo di scacchi di calcio non è un scherzo, credo. Perfetto. E che c'è un sistema. Costruire la preparazione dell'atleta scacchista è piuttosto importante. Anche dell'atleta calciatore. Cioè, guarda, secondo me è proprio una questione di sistema, cioè di quello che è un po'. Adesso la faccio brutta, ma anche di mercato, cioè come tu la vendi, come tu la proponi. Tutti giocano a calcio perché tutti giocano a calcio. Perfetto, okay. Per cui se tutti giocassero a scacchi, tutti giocherebbero a scacchi. Preparare un atleta a scacchi servono dei libri. Preparare un atleta a calcio serve un terreno, dei palloni, dei giocatori. Non è così semplice, ecco. Qui non è una questione di facilità, io non la vedo adesso quel punto, è più una questione di glamour, cioè di quanto questa cosa attrae gli altri. Gli scacchi sono per ora, secondo me, uno sport sì, che non ha quell'attrazione, dice, ah, io voglio fare lo scacchista, no, io voglio fare il calciatore, dicono i bambini, perché così diventano ricchi e sposano le modelle. Forse anche meno fascinoso, no? L'immagine arriva dopo. Esatto, più meno fascinoso, però invece secondo me è estremamente affascinante, cioè i romantici tipo Morphy, cioè sono personaggi che hanno con sé, ma pure Fischer, che poi impazzito, è un personaggio con un fascino, perché non me lo manca Kasparov, ma pure Karls, sì, alcuni, dipende, tal per niente. Okay. Ci sono anche gli scacchisti al Morphy, però era sì, Capablanca, Brioso, sì, sì. Cioè, poi fuori la metà di loro. Parliamo dei classici, sì, chiaro, no? I nuovi, nuovi. Nakamura è simpaticissimo. Nakamura è super simpatico. Carson per niente, però invece Carson ha. Stiamo spitegolando. Carson è invece è uno dei primi che ha brandizzato se stesso, cioè che è andato a cercare il marchio, che gli ha fatto fare la pubblicità. Lui ha reso molto più pop di prima il. Assolutamente, lui fa parte dei fautori insieme a Kasparov, di una appunto di. Quanti sono gli scacchisti?
prendi una persona in strada e dici che qui sta, certo, dimmi un po' chi sta, Anand non sanno chi è, quello è il numero 4, Shiro, certo, sono pochi. Invece è molto più facile dire un calciatore. Beh sì, calciatore è chiaro. Tennisti un po' meno. Tennisti in Italia un po' meno, ma già in Francia è tennisti. Bene, e il prossimo torneo che pensi di poter fare? Settembre, forse riesco a fare una. Adesso mi voglio un po' preparare, perché se faccio l'Open A... Beh, l'Open A incontri scacchisti anonimi, ma molto, molto, molto tosti. Sì, già oggi ce n'era, insomma. Dico anonimi nel senso che non stiamo parlando di... Famosi. Esatto. Credo di essere pronto all'Open A. Il prossimo è un Open A. Sarà un Open A. E noi ci ripromettiamo, è vero? Per Radio Chess di tenerlo sott'occhio. Sott'occhio. Va bene? Perfetto. Ok, grazie Flavio. Ciao. Arrivederci, grazie.